Sì, eccomi tornata con un nuovo video e questa volta dedicato interamente a San Valentino. Potevo non fare un video dedicato a San Valentino? Tra l'altro, questo video è in collaborazione con una ragazza che io adoro e si tratta di Giada Ruffini. E ovviamente giù nell'info box troverete tutti quanti i riferimenti al suo canale e al suo video. Io penso che la conosciate più o meno tutte, ma se in caso non dovesse conoscerla, correte nel suo canale perché è davvero fantastica, fa dei trucchi carinissimi, ha un sacco di compagnia, è romana come me, quindi sono davvero super felice di fare questa collaborazione con lei, ringrazio ancora, le mando un bacione. E niente, vi lascio al tutorial e vi auguro un buon San Valentino. Ciao! Iniziamo subito applicando questa crema colorata dell'Erbolario, tra l'altro è un nuovissimo acquisto, e la stendo con questo pennello. Devo dire che è una crema davvero molto leggera, ma diciamo che dà una giusta copertura, almeno per quanto mi riguarda, e mi ci trovo davvero benissimo. Applico il Perfect Skin Concealer di Mesauda sulle occhiaie e sulle piccole imperfezioni. Come vedete è un correttore leggermente aranciato, molto cremoso, che quindi va lavorato bene, altrimenti tende ad entrare un pochino nelle pieghette, però come vedete ha una buona copertura. Con l'Ultimate Brow Kit di Wet n Wild vado a riempire le mie sopracciglia con il colore, diciamo, quello più chiaro. Come sempre, stendo su tutta quanta la palpebra mobile la Love Stage di Essence, in questo modo il trucco mi durerà tutto quanto il giorno o la serata. Ed eccoci qui agli occhi, applico come base il Color Up di Kiko, questo è il numero 8, che è questo rosa molto molto chiaro, un rosa beigiolino, diciamo un color champagne. E lo vado a sfumare subito con il dito perché tende ad asciugarsi in fretta. Sopra ci vado ad applicare zucchero filato di Neve Cosmetics e lo vado ad applicare, diciamo, per tre quarti dell'occhio. Prendo poi questa palettina di Catrice, che è la numero 100, e con questo colore, diciamo, un po' che vira un po' sul viola, lo vado a sfumare con il rosa di Neve Cosmetics. Prendo poi questo marrone con questa punta di malva all'interno, che come vedete però sulla mia pelle perlomeno esce molto di più il viola del marrone, e lo vado a sfumare nell'angolo esterno dell'occhio. Prendo poi questo illuminante molto chiaro e rosato e lo applico nell'arcata sopraccigliare. Rivado ad intensificare il zucchero filato e lo vado a risfumare bene. Con la Stilo Waterproof di Verrocher vado a tracciare una sorta di riga di eyeliner, perché insomma ho la puntina molto piccola e mi ci trovo benissimo appunto a tracciare una riga di eyeliner. Con Black Sheep di Neve Cosmetics la vado ad intensificare con un pennellino angolato. Riprendo la matita di Verrocher e la applico anche nella rima interna dell'occhio. E anche qui la vado a sfumare sotto per un effetto più soft. Applico il mascara Le Volume di Chanel e poi vado ad applicare queste ciglia finte della Eylure, che sono le numero 100. Sono riuscita tra l'altro ad applicarle con l'aiuto proprio di Giada Ruffini, che ringrazio. E questo qui è il risultato finale. Mi sono messa di lato per farvi vedere, insomma, quanto sono voluminose. Eccomi con entrambi gli occhi truccati. Vado a prendere adesso l'Instant Anti-Age della Maybelline e lo vado ad applicare sotto gli occhi, sul naso, sull'arco di Cupido e sul mento, diciamo le zone che voglio illuminare. Non voglio fare contouring e per questo andrò a prendere una cipria piuttosto scura, che è quella di Mesauda. La applico prima un velo su tutto quanto il viso e poi vado, diciamo, a scaldare di più le parti che mi interessano. Prendo questo blush di Kiko della Darling Game, è lo 02, e vado a prelevare la parte rosa, che è un rosa totalmente opaco. Tra l'altro io questo blush lo sto davvero adorando.
Visto che voglio dare un tocco di luminosità, vado a prendere questo blush a cuore in tema San Valentino di H&M e lo vado a picchiettare sopra perché è molto luminoso ma poco scrivente. Prendo le perle illuminanti di Cookies and Cream di Essence e le vado appunto a stendere nelle zone che voglio illuminare. Per poter baciare il nostro ragazzo senza lasciargli stampi di rossetti, applico questa tinta labbra di COS che lascia le labbra completamente opache ed è non transfer. Questo qui è il risultato finale. E a me piace tantissimo, penso sia un trucco molto romantico e soft, insomma, almeno per i miei canoni. Spero insomma che sia piaciuto anche a voi e fatemi sapere insomma con un commentino, come sempre. Spero di avervi tenuto anche un po' a compagnia, ci vediamo al prossimo video, ciao!